Ciao e benvenuti a questo nuovo tutorial di Blender. Oggi faremo un'animazione con i geometri Node utilizzando i nodi texture. Prima di avviarci verso il tutorial, vi ricordo di iscrivervi al canale così rimanete sempre attivi sulle pubblicazioni e se volete offrirmi un caffè fatelo tramite l'abbonamento. Questo supporta il mio lavoro e le mie pubblicazioni. Io vi ringrazio. Adesso possiamo iniziare subito dopo la sigla. Aprite un nuovo file di Blender, io sto utilizzando la versione 4.0.1, cancellate il cubo di default, selezionatelo cancel dalla tastiera, cancellate anche la luce e la telecamera perché al momento non ci servono. Premete 1 per portarvi in vista frontale e andate ad aggiungere la mesh che preferite. Per mia comodità e per questo tutorial io vado ad aggiungere Suzanne, quindi la scimmietta, add mesh e vado ad aggiungere Monkey. Dopodiché entriamo nel pannello dei Geometry Node, allarghiamo il pannello dell'Object Mode, portatevi con il tasto sinistro del mouse tra questi due pannelli, cliccate con il tasto sinistro del mouse e trascinate verso sinistra. Vedete comparire questa freccina, allargate il pannello. Premo di nuovo 1 per portarmi in vista frontale e andiamo ad attivare un nuovo gruppo dei Geometry Node. Clicchiamo su più e andiamo a rinominare questo gruppo Suzanne. Selezioniamo anche il pinned in modo che se cambiamo schermata il gruppo dei Geometry Node non scomparirà. Fatto ciò, possiamo cominciare ad inserire i nodi che ci servono per la nostra simulazione. Come primo nodo vado ad inserire un subdivision surface, quindi Shift A, S per ricerca, subdivision surface. Lo inseriamo tra il group input e il group output. Per comodità vado a rinominare il group input. Group input lo chiamo Suzanne. E vado a colorarlo. Se aprite questo pannello potete decidere di inserire il colore che più vi pare piace. Ora voglio farvi vedere una cosa. Abbiamo applicato un subdivision surface. Se io con il mouse mi porto su questo nodo e premo M di Milano dalla tastiera, posso vedere in tempo reale le modifiche disattivarsi, non che queste vengano cancellate. Un po' come fare hiding viewport. È una cosa utile che io faccio spesso per tornare indietro con i passaggi e vedere cosa c'era prima e cosa c'è dopo. Per riportare la situazione alla normalità ripremete M dalla tastiera. Il prossimo nodo è un mesh to volume. Questo trasformerà la mesh di Suzanne in un volume. Andate ad applicarlo dopo subdivision surface e prima di group output. Ora state vedendo a video che Suzanne è diventata volumetrica. Impostate questo valore interior band width a 0. Il prossimo nodo è distribute points on volume. Lo applicate tra mesh to volume e group output. Ora cominciate a vedere che c'è qualche punto in scena. Per andare a visualizzare meglio Suzanne dobbiamo aumentare la density. Anziché 1 provate a portarla a 50. Vado ad aumentarla ancora, voi aumentate il valore finché non vedete un risultato soddisfacente. Per il momento lo lascio così, poi sono valori che andremo a ritoccare man mano che procederemo con la simulazione per vedere se sono valori che vanno bene oppure no. Ora andiamo ad inserire una mesh vera e propria al posto di tutti questi punti. Per farlo è molto semplice, ne inserisco un altro che è Instance on Point. In instance dovremo collegare il nodo di una mesh. Per questa simulazione io sceglierò una icosfera. Vado a collegare il punto verde mesh to instance. E ora vediamo una cosa così perché è una icosfera che ha un certo raggio di 1 metro, quindi dobbiamo andarla a ridimensionare. Prova a fare un 0.2.
Voi provate finché non trovate la dimensione che più vi piace. Sicuramente questo è un dato che andrò a ritoccare in seguito. Comincio a capire che è Suzanne, ma è ancora un po', come dire, frastagliata. Non è come inserire i punti sui vertici, qui inserisce i punti sul volume. La icosfera non la voglio così, la voglio più morbida e smussata. Vado a duplicare il nodo Subdivision Surface, non lo vado a ricercare con Shift A. Clicco su questo nodo e faccio Shift D per duplicarlo e lo porto subito dopo Icosphere. Aumentiamo un po' questo valore e dopo possiamo anche andare a smussarlo, quindi fare uno Shade Smooth. Set Shade Smooth, prendete questo nodo e lo trascinate subito dopo Subdivision Surface. Ed ecco fatto che avete inserito le vostre icosfere. Ripeto, giocate un po' con i valori di raggio, densità. Per il momento sono valori fittizi che vanno ritoccati. Una cosa che io farò prima di procedere con questo tutorial è andare a trasformare il random di Distribute Points in Volume a grid, perché mi aiuterà a vedere meglio la forma di Suzanne. Ma voi provate anche a lasciare random, magari vi dà più soddisfazione per la vostra animazione. E per quanto riguarda lo spacing, proviamo a fare un 0.02. Eccola qua. Se volete potete anche andare a cambiare il numero di threshold, fate degli esperimenti, provo un 0.150. Gli altri due nodi che io andrò ad inserire sono un color ramp ed inserisco color in scale, perché io voglio andare a giocare sulla scala di queste icosfere. Già vediamo che comincia a cambiare. Il prossimo nodo invece è un wave texture. E collegate il FAC al FAC del color ramp. Ora proviamo a giocare un po' con questi valori. Se io vado ad aumentare il colore più scuro, avrò anche una diminuzione visiva delle sfere in scena. Le va a scalare, state vedendo in questo momento. E se io invece vado a diminuire il bianco, le sfere aumenteranno di dimensione. Andiamo ad impostare i settings per creare l'animazione vera e propria. Nel nodo Mesh to Volume andiamo ad impostare la Density a 0.5. Voxel Amount lo lasciamo così com'è. Interior Bandwidth a 0.001. In Distribute Points in Volume andiamo a cambiare X, Y e Z di spacing, le seleziono tutte e scrivo 0.060. Il valore di Threshold lo porto a 0.201. Il raggio della icosfera lo porto a 0.08. Così voi provate la dimensione che più vi piace. Andiamo a modificare un po' il color ramp. Portiamo il valore numero 1 ad una posizione di 0.131. Creiamo un altro gruppo di colore cliccando su più. Andiamo a cambiare le impostazioni, Hue e Saturation li lasciate a 0, portate Value a 0.250. e la posizione a 0.4. Il colore numero 3 andiamo a modificare un po' la value, portatela a 0.583. vedete come cambia proprio la dimensione delle sfere. Adesso ve la faccio vedere andando ad aumentare o diminuire il value. Io per comodità e per la mia simulazione l'ho portato a 0.583. E per quanto riguarda la posizione di questo valore lo portate a 0.899. Questo è quello che avevo impostato io. Adesso procediamo con l'ultimo passaggio. Ora procediamo per andare a creare quel setting
che ci permetterà di fare l'animazione. Innanzitutto mi sono accorta che ho scritto Susanna in modo non corretto, quindi premo N, vado a rinominare correttamente, nessun problema. Ok, per la mia simulazione devo collegare a questo nodo che è rimasto vuoto il valore di phase offset di wave texture. Adesso vi spiego perché. Quindi colleghiamolo phase offset con Susanna e vedremo comparire nel nodo dei geometry node a destra il phase offset, che sarà il valore determinante per poter animare Susanna. Entriamo nella timeline. Per il momento diciamo che un'animazione di 250 keyframe mi può andare bene. Al keyframe numero 1 vado a settare questo valore a 0, quindi lo confermo cliccando su Animate Property. Vedo che cambia colore e vedo anche che cambia il simbolo. Mi porto alla fine della timeline cliccando su Jump to Endpoint e a questo punto gli imposto un valore di 30. Ora vediamo cosa succede se premo play. Bene, questa è l'animazione che io ho creato. Ora creiamo la scena finale, le luci, il pannello e il colore e andiamo a renderizzare l'animazione vera e propria. Ora che abbiamo impostato l'animazione, andiamo anche ad impostare gli altri setting, tipo diamo un materiale a Susanna. Mettiamo in scena un altro nodo, set material, e lo mettiamo tra set shade smooth e instance. Ora siamo pronti per andare a creare per Susanna un nuovo materiale, quindi clicchiamo su più. Adesso vi faccio vedere il materiale che ho messo io nel tutorial, ma voi scegliete quello che più vi pare e piace. Andiamo a rinominare questo materiale come icosfera, perché è un materiale applicato non proprio a Susanna, giustamente alla icosfera, che è la mesh che è stata posizionata sui punti. Come colore base ho scelto un colore tendente al rosa, come hue andate a mettere 0.906, saturation 0.711, value a 0.8, aumentate il fattore di metallica 0.1 e come roughness io ho impostato un 0.450. Per quanto riguarda il rendering ho scelto il motore Cycle. Andiamo ad impostare anche un pannello. Se Susanna vi sembra troppo grande, anche perché il pannello è 2 m x 2, quindi guardate quanto è grande Susanna, potete tranquillamente scalarla in base alle vostre esigenze e a quanto volete che sia inquadrata bene con la telecamera e così via. Impostiamo una inquadratura. Prima di farlo andiamo a selezionare in set material il materiale che abbiamo appena chiamato icosfera. Adesso già vediamo che Susanna si sta colorando. Per fissare l'inquadratura dobbiamo inserire una telecamera che prima siamo andati a cancellare. Dopodiché andiamo a regolare pannelli, luci e così via. Se il pannello ci sembra troppo stretto possiamo con XZ scalarlo un po'. Diminuiamo le luci del mondo, l'ho portata a 0 ed inserisco le luci. Premo play, questa è l'animazione.
mi piace molto. Poi se volete potete ritoccarla con i fattori di Corel Ramp o Wave Texture. Divertitevi a provare diversi valori, diversi settaggi, provate anche con altre mesh, con altri materiali e fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo.